trasferta vicina per i Knights che sono seguiti al Palaravizza da quasi 120 tifosi per provare a ribaltare il meno 1 dell'andata. Legnano è con Terenzi al 50% e costretto a giocare con una maschera protettiva per un colpo al naso rimediato nell'allenamento di venerdì. Pavia con qualche alciacco, ma è al completo. Il primo quarto è approssimativo per Legnano, che non trova fluidità e ritmo grazie anche al continuo cambio di difese tra uomo e zona dell'ex Mazzetti. Mazzantini e Sacchettini sono i più attivi in attacco, ma la 3G subisce soprattutto le bordate da lontano di Coviello, anche se tutti i pavesi sono produttivi per il 22-11 che caratterizza il primo quarto. Secondo periodo che inizia con il centro di Antonietti e con Drocker e Leardini a mettere punti da lontano, che favoriscono il parziale di Legnano, che dal 15° al 20° mette assieme un 2-13 che permette ai ragazzi di Ele Antonio di chiudere l'intervallo con il naso avanti per 28-29 con la tripla allo scadere di Casini. Terzo periodo che sembra confermare il momento positivo dei Knights, con Sacchettini, Marino e Mazzantini a firmare il 29-39 e poi il massimo vantaggio sul più 12 del 33-45. Lo strappo viene parzialmente ricucito da Pavia con Coviello e Gallizzi fino al 41-48 del 30°. Nell'ultima frazione, Legnano sembra amministrare bene mantenendo un vantaggio vicino ai 10 punti fino a pochi minuti dalla fine, ma il finale è un disastro. Due palloni persi e un fallo e canestro nell'ultimo minuto e mezzo permette a Pavia di riprendere i Knights e superarli di misura per 67-66 con un libero a pochi secondi dalla fine, proprio come nella sciagurata gara di andata. Una sconfitta amara da analizzare ma da dimenticare in fretta per avere la mente libera in vista del derby di settimana prossima, domenica 19, contro la San Giorgese al Palaborsani.